Cioè, ogni libro ha due autori, no? Chi lo scrive e chi lo legge. Poi quando chi lo legge è un regista del livello di Marco, è evidente che deve dare poi la sua interpretazione. Io sono sempre stato un passo indietro, perché ritengo che un film di Marco Bellocchio sia un film di Marco Bellocchio, scritto con i suoi sceneggiatori e fatto con i suoi attori. Io volevo stare dietro, ed è chiaro, ho saputo fin dall'inizio che il massimo del film non era il massimo del libro, era la reinterpretazione fatta da lui. Io a Marco, nel nostro primo incontro, ho chiesto solo una cosa, ed è la cosa che lui mi ha totalmente soddisfatto, cioè gli ho chiesto: cambia tutto, ma non, se puoi, non cambiare lo spirito del libro, cioè cambia anche la trama, la storia, i personaggi, ma mi piacerebbe ritrovare al cinema lo stesso umore del libro. E questo esiste, questo c'è. L'umore è quello, cioè chi ha letto questo libro sicuramente troverà un'altra storia, però troverà altri aspetti della storia, che è una strana diversa, ma trova lo spirito che ho cercato di mettere in questo libro, cioè il racconto di come si può affrontare un dolore tentando per tutta la vita di rimuoverlo e poi riuscendo invece ad attraversarlo nel momento in cui lo accetti. Io sinceramente credo che ho già dato tutto quello che avevo scrivendo il libro. Era una storia da cui volevo veramente distaccarmi, perché appunto, essendo una storia autobiografica, era troppo difficile, era troppo duro per me. Sono stato un giorno sul set ed è stata un'esperienza molto forte, ma appunto già solo quell'esperienza mi ha segnato. Figuriamoci se avessi dovuto lavorare alla sceneggiatura. Poi secondo me, ripeto, un film di Marco Bellocchio è una cosa di cui non mi sentivo proprio, non mi sembrava giusto entrare, perché inevitabilmente avrei finito per condizionarlo, e so quanto lui è stato garbato nell'avvicinarsi a questa storia, perché lui stesso mi diceva: non sto raccontando un libro di personaggi di fantasia, sto raccontando un libro di personaggi reali. Un giorno, mi ricordo che scherzando mi ha detto: magari mi potrebbe venire l'idea, non so, di dare a tua mamma un vicchio, non so, ubriaca, ma non lo voglio fare, perché so che non era vero e che la tua mamma vera non è un personaggio di fantasia. Quindi infatti lo volevo pubblicamente ringraziare, non l'ho mai fatto in privato, lo faccio in pubblico, soprattutto per la scelta straordinaria, lo dico, dell'attrice che interpreta mia mamma, perché Barbara Ronchi gli ha dato veramente un volto e un'anima meravigliosa. E tutto quello che non sono riuscito a dire io con le parole lo riesce a dire lei con i suoi sguardi, e veramente quando l'ho incontrato, ci siamo abbracciati, per un attimo ho avuto quasi un transfer, credo di approfondire, ma insomma, è stato un momento veramente tra i più emozionanti della mia vita. Gli attori sono davvero, ma non perché sono tutti lì, sono davvero straordinari, sono tutti al meglio. Volevo ringraziare anche Roberto Rizca per la sua parte, perché lui deve pronunciare la frase che è un po' la frase centrale del libro e anche del film, credo, che i sé sono la patente dei falliti e nella vita si diventa grandi nonostante, perché poi questo era il tentativo, no? Quello che si voleva raccontare con questa storia, e lui riesce a interpretarlo in modo meraviglioso. Io ho uno dei pochi ricordi veri, quello di mia mamma, è lei che mi porta via dal televisore in cui c'è il ciclope Polifemo che mangia il compagno di Ulisse, che è un'immagine che mi terrorizzava, e che mi prende per mano e mi tira via dal televisore, e quindi rivedere il televisore così centrale in questa storia mi ha fatto così rivivere proprio quell'emozione. Guarda, tu, è chiaro che se tu vuoi una trasposizione per immagini fedele di un libro, vai a sceglierti un bravo regista, diciamo così, professionale, che fa una cosa tecnica. E a me di solito i film che assomigliano tanto ai libri non piacciono mai, perché poi, specialmente quelli che hanno le voci fuori campo, con la voce dello scrittore, no, che parla, che sono terribili secondo me. Invece Marco ha dato la sua interpretazione. Su questo film io lo dico sempre: il protagonista si chiama Massimo, perché sono io, ma in realtà potrebbe chiamarsi Marco, perché sono contento che abbia scelto anche dei bravissimi attori, anche a parte Valerio, ma i due bambini, il bambino e il ragazzo, sono tutti e due bravissimi. Il bambino ha i capelli neri, io quando avevo i capelli avevo biondi, e già in questa diversità fisica proprio del bambino rispetto a quello che ero io, è marcato proprio la presenza di Marco in questa storia. Quindi ho guardato il film e vi confesso, e questo per me è un merito del film, dopo qualche minuto ho dimenticato che stava parlando di me guardando il film, e ero veramente preso dalla storia come se non l'avessi scritto io, ma soprattutto come se non riguardasse me, ma riguardasse Marco e attraverso Marco tutti noi.
Tutti e due ragazzi sono straordinari, sono veramente, mi hanno commosso. Cioè, come Niccolò guarda Barbara Ronchi nelle scene, è uno sguardo incredibile, come riesce a adeguarsi allo sguardo della madre, quando una madre bipolare passa dall'entusiasmo alla depressione e lui riesce a cambiare lo sguardo, davvero, bravo, 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 bravo. Bravi tutti e due.